Perdere fa male perché il rischio di demoralizzarsi è grande. Eppure il nostro Sette Rosa, seppur contro formazioni più titolate, può e deve trovare la forza di reagire o quantomeno provare a rendere imprevedibile ciò che tutti danno per scontato. A Campagnano è di scena la squadra vice campione d'Italia, il plebiscito Padova. Due posti arrivo in panchina si affrontano con ambizioni diverse e la consapevolezza che i cavalli di razza si vedranno all'arrivo. È la quinta giornata del campionato di Serie 1 femminile, sfida a testa coda tra chi ambisce allo scudetto e chi vuole ottenere una storica salvezza. Restate comodi e godetevi lo spettacolo tra Città di Cosenza Tubisider e plebiscito Padova. Che le danze in acqua abbiano inizio. Seconda sfida casalinga consecutiva in acqua amica per la Città di Cosenza Tubisider. Dopo la pesante sconfitta di 7 giorni fa contro Imperia per 11-3, il nostro Sette Rosa deve affrontare un'altra potenza del panorama pallanuotistico italiano, il plebiscito Padova. Tutto sembra scritto, del resto a questi livelli sovvertire i pronostici è praticamente impossibile. Eppure è dalle sconfitte, anche quelle più roboanti, che si può e si deve trovare la forza di reagire. Nelle prime 4 giornate le nostre ragazze non sono riuscite a conquistare punti, subendo 40 reti a fronte di 27 reti fatte. Di contro Padova ha mostrato i muscoli tenendo testa a distanza di Imperia, che qualche mese fa è riuscita a strappare uno scudetto vincendo di misura gara 3. I veneti sono a punteggio pieno e fuori casa hanno fatto sempre la voce grossa, chiedere alle squadre toscane, Firenze e Prato. La gara di oggi è anche una sfida in famiglia tra i due posterivo che siedono in panchina. Andrea per Cosenza, Stefano per Padova sono i due tecnici delle due squadre, cugini contro per la prima volta in Serie 1. Le squadre nel frattempo, lo state vedendo, stanno effettuando la fase di riscaldamento e allora pochi secondi e sarà partita. Amici sportivi, un cordiale buon pomeriggio dalla piscina olimpionica di Cosenza. Si affrontano questo pomeriggio Città di Cosenza Tubisider e plebiscito Padova, gara valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A1 femminile. Affrontiamo la squadra vice campione d'Italia, la squadra che l'anno scorso in finale ha perso contro Imperia alla bella, gara 3 ad Imperia soltanto di una rete, la squadra di Stefano Posterivo, cugino di Andrea Posterivo, il nostro tecnico. Ma andiamo con le formazioni. Iniziamo ovviamente dalla squadra avversaria, plebiscito Padova, calottina numero 1, il portiere della nazionale Laura Teani, 2 Laura Barzon, 3 Ilaria Savioli, 4 Martina Gottardo, 5 la gemella Savioli Martina, 6 Elisa Queirolo, 7 Alessia Millo, 8 Sara Dario, 9 Federica Rocco, 10 Priscilla Vidonis, 11 Carlotta Nenca, 12 Letizia Lascialandà, 13 Gioia Crasti. Allenatore, lo dicevamo, Stefano Posterivo. Tocca ora al nostro Sette Rosa. Calottina numero 1 Divina Nigro, 2 Giusy Citino, 3 Martina Gallo, 4 Rita De Mari, 5 Noemi Vitaliti, 6 Blanca Gil Sorli, 7 Alessia Marani, 8 Carolina Nicolai, 9 Zoa Arancini, 10 Sara Zaffina, 11 Roberta Motta, 12 Agnese D'Amico, infine 13 Angela Manna. Allenatore il signor Andrea Posterivo. Attenzione perché Blanca Gil non è in perfette condizioni, è febbricitante. Ritorna invece Alessia Marani, che nell'ultima gara casalinga 7 giorni fa contro Imperia era assente, lasciata in tribuna. Oggi invece fa parte delle 13. Arbitri dell'incontro Mario Gomez e Antonio Guarracino di Napoli. Si prospetta una grande sfida. Abbiamo perso le 4 gare iniziali di questo campionato. Affrontiamo la seconda gara casalinga. Abbiamo segnato 27 reti, ne abbiamo subite 40. Possiamo comunque giocarcela, l'abbiamo dimostrato contro chiunque. Pochi secondi e sarà partita quella vera. A tra poco. Tutto pronto qui a Cosenza per l'inizio della sfida tra Città di Cosenza Tubisider e plebiscito Padova. Attacchiamo da destra a sinistra della nostra postazione, calottina bianca in calottina blu, le nostre avversarie. La prima contesa è affidata a Zoe Arancini contro Sara Dario. Prima contesa della gara, direttore di gara, vi ricordo, Filippo Gomez e Antonio Guarracino di Napoli. Andrea e Stefano Posterivo si sono salutati, un abbraccio
che è stato seguito dal pubblico poi con un lungo applauso. L'abbraccio tra i cugini Andrea e Stefano, guidano rispettivamente Cosenza e Padova. I direttori di gara ora si stanno sincerando insieme ai giudici che sia tutto ok per dare inizio alla sfida. Vi ricordo che Cosenza non ha mai vinto in questo campionato, 4 partite fino ad ora giocate, 4 sconfitte. Invece a punteggio pieno la squadra veneta che è in testa alla classifica insieme ad Imperia. Vi ricordo che nell'anticipo della 5ª giornata Messina ha battuto Prato in trasferta 13-10. Messina che è andata momentaneamente in testa insieme proprio ad Imperia e Padova, 12 punti, a seguire Bogliasco con 9, Orizzonte Catania con 6, Prato e Rapallo 4, Sisse Roma 3, chiudono Cosenza e Firenze con 0 punti. Tutto pronto per l'inizio della sfida, il direttore di gara dà l'ok alla prima contesa, Zoe Arancini contro Sara Dario. Andiamo a prenderci questo primo pallone, ragazze, ci proviamo con Zoe Arancini, proviamo e riusciamo a trovare il primo pallone del match. Sara Zaffina per Zoe Arancini. Prima contesa vinta da Cosenza che gioca il primo pallone, la Vitaliti, proviamo a dare ritmo al nostro gioco d'attacco, Noemi Vitaliti per Sara Zaffina, provano a duettare le due, si allarga la Motta che è in posizione 1, riceve invece la Vitaliti, giochiamo con la doppia mancina, Noemi Vitaliti per Sara Zaffina, 9 secondi a disposizione, dobbiamo eventualmente provare a concludere. Noemi per Zoe Arancini, poi Blanca Gilla che allontana giustamente il pallone, mancava un secondo, Cosenza non riesce a concludere, brava Padova in questa circostanza, ci ha messo fretta nei passaggi, abbiamo dovuto giocare in orizzontale, non siamo riusciti a provare la conclusione, quindi si riparte dalla Teani, pallone a destra per la Millo, a scarico viene dato il pallone alla Dario. Poi la Savioli, vi ricordo che ci sono le due gemelle nel Padova, le sorelle Savioli, esattamente Ilaria e Martina. Fallo in attacco, si può ripartire per possesso palla Cosenza. Divina Nigro per Blanca Gil. Zoe Arancini viene attaccata dalla Dario, anzi dalla Millo. Blanca Gil, pallone centrale per Giusy Cetino, prova a liberarsi Giusy che non riesce a ritrovare il pallone che aveva momentaneamente lasciato sull'attacco della Dario. E allora riparte la squadra ospite con Laura Teani. Padova ha praticamente tutte le sue componenti, le sue ragazze cresciute nel vivaio. Una squadra che ha lavorato molto sul settore giovanile. Attenzione a questa azione da parte delle venete con la Savioli. Martina Savioli che conclude. Il palo le dice di no. In questa circostanza la Savioli ha provato a far acquistare velocità al pallone facendolo schiacciare proprio, facendolo toccare sull'acqua. Pallone che si è impennato, è andata a sbattere sul palo. Mancano 6 minuti, 3 secondi, 0-0. Partita vera. La Vitaliti va a gestire questo pallone in posizione centrale. Può avanzare a Noemi. Che ci ripensa, va dalle parti di Zoe Arancini, ancora la Vitaliti con la Teani che in due tempi fa su il pallone, ha avuto la possibilità Noemi di dare un'occhiata all'avversaria e provare a concludere, mentre ora c'è il fallo proprio della Vitaliti su Elisa Quierolo. La Savioli avanza, proviamo a murarla con Zoe Arancini, va a scarico per la Dario, posizione centrale, va a concludere, bravissima Divina Nigro con la mano sinistra a bloccare il pallone, a neutralizzare la conclusione di Sara Dario. 0-0, 5 minuti, 18 secondi, si fa sentire il pubblico, Cosenza ha bisogno del proprio pubblico e ha bisogno anche di un gol che dia entusiasmo alla squadra di Andrea Posserivo, e contro sole Noemi Vitaliti deve aiutarsi con la mano destra per provare poi un passaggio, ancora la Vitaliti, mancano 2 secondi, allontana il pallone Noemi, conclude con la grande parata ma non era valida la conclusione, è arrivata al termine dei 30 secondi, pallone profondo della Teani, lì dove va ad addomesticare la sfera alla Millo, attenzione alla Millo che prova ad andare in proiezione offensiva dalle parti della Nigro con lo scarico dalle parti di Federica Rocco, provano un movimento centrale. La Savioli che si è spostata da posizione 2 a posizione 4. Seguiamo ancora questa azione con la conclusione vincente da parte di Alessia Millo.
che al termine dei 30 secondi, ne mancavano 3, è riuscita a concludere, conclusione vincente. Vantaggio per la squadra ospite sull'asse Rocco Millo. Quest'ultima è riuscita dal lato non buono, lei che non è mancina, è riuscita comunque a trovare il varco giusto per battere Divina Nigro. Vantaggio Padova 1-0. Si consultano le ragazze di Posterivo in acqua. Citino per Arancini. Blanca Gil, anzi con la calottina numero 12, Agnese D'Amico. Ricordiamo che Blanca Gil non è in perfette condizioni, Blanca è febbricitante, ha stretto i denti ed è in acqua quest'oggi. Zoe Arancini, attenzione a Zoe, vuole e trova Blanca Gil che prova ad arpionare un pallone difficile, commette secondo il direttore di gara fallo su Elisa Quirolo. Si riparte quindi da possesso palla Padova, la Quirolo. Cambio campo dalle parti di Martina Gottardo, anzi la Savioli, poi la Quirolo. La posizione centrale va a concludere, siamo brave con Zoe Arancini a murare la conclusione della Quirolo. Si riparte da Agnese D'Amico, nuota Agnese, si ferma, gioca in orizzontale per Zoe Arancini, va l'australiana ad addomesticare la sfera. Vediamo se qualcuna prova a liberarsi per un passaggio in verticale. C'è un fallo da parte di Giusy Citino che si libera fallosamente di Elisa Quirolo e quindi si riparte da possesso palla Padova. Padova avanti 1-0, partita vera, 3 minuti 30 secondi alla fine di questo primo quarto. Attenzione perché lasciamo la possibilità alla Quirolo di proiettarsi centralmente. Brave però con Blanca Gil e Zoe Arancini a neutralizzare questa azione offensiva da parte della squadra veneta. Calottina bianca Cosenza, calottina blu Padova, e Padova davanti, attenzione all'Accitino con la Teani che riesce a capire l'angolo giusto per effettuare una splendida parata, mentre ora in vasca Ilaria Savioli. Pallone centrale per una conclusione sulla traversa da parte della Rocco, mentre viene segnalato un'espulsione, espulsione della numero 4 Martina Gottardo, rea secondo il direttore di gara e aver commesso fallo. Primo time out del match, time out che viene richiesto dalla città di Cosenza. Con Andrea Posterivo che prova a catechizzare le sue ragazze, ora chiamato il time out per consentire di sfruttare al meglio la superiorità numerica con la squadra di Posterivo, che ora avrà la possibilità di giocare con l'uomo in più. È stata espulsa Martina Gottardo della prima superiorità del match, prima superiorità a favore di Cosenza con Andrea Posterivo che lascia in acqua. Vediamo un po', Divina Nigro, Zoe Arancini, Alessia Marani, Agnese D'Amico, Blanca Gil, Noemi Vitaliti e Roberta Motta. Giochiamo quindi con le due mancine, Zoe Arancini, D'Amico, Blanca Gil e Alessia Marani centroboa. Proviamo ora a sfruttare l'uomo in più. Agnese D'Amico riceve dalla Nigro, dobbiamo far girare il pallone e trovare il varco giusto. Là D'Amico per l'Arancini, ancora D'Amico, da uno sguardo alle compagne, Blanca Gil per la Vitaliti e poi l'Arancini. È stata un'ottima azione questa con Zoe Arancini che è andata alla conclusione quasi a colpo sicuro, è andata a colpire il palo alla destra della Teani e i brividi sono corsi sulla schiena della squadra di Stefano Posterivo. 1-0 Padova, ma gara alla pari tra Cosenza e Padova, squadra vice campione d'Italia. Attenzione a questa azione, la squadra veneta va a giocare a scarico, la Savioli, pallone che arriva dalle parti della Millo che chiede troppo anche a se stessa, il pallone termina abbondantemente al lato. Si riprende nuovamente da possesso palla Tubisider, Nigro per D'Amico, avanza Agnese che nuota,
da uno sguardo alle compagne. Serve la Arancini. Zue ci sembra in ottima forma quest'oggi, mentre la Marani si è inventata una grande conclusione. Pallone che però terminato sul fondo, è stato fischiato anche un fallo ad Alessia Marani. Subito la Teani prova a trasformare immediatamente la sua difensiva in offensiva con la Savioli, l'area Savioli sul settore di destra in posizione 1, riceve in posizione 2 la gemella. Martina poi centralmente si fa vedere e trova il varco giusto, la Rocco per la rete del 2-0 Padova. Millo Rocco e la squadra di Stefano Posterivo va sul 2-0 ad un minuto e 29 secondi dalla fine del primo quarto. Fino ad ora però è stato un primo quarto giocato alla pari da Cosenza contro Padova. Abbiamo colpito sull'1-0 un palo proprio qualche istante fa con Zoe Arancini, con l'uomo in più non sfruttato. Siamo state anche molto sfortunate, l'Arancini è andata a colpo sicuro, Teani battuta, il palo ha detto di no all'australiana Agnese D'Amico. Noemi Vitaliti, ancora la D'Amico, nuovamente per la Vitaliti, ragiona Noemi, va a servire Roberta Motta, attenzione a Roberta da lì, vediamo se ci prova! Cosenza c'è, 1-2, la firma di Roberta Motta sull'asse Vitaliti Motta, riusciamo ad accorciare le distanze, brava Roberta, però brava anche Noemi che è riuscita con pazienza ad aspettare l'attimo giusto per servire Roberta Motta, che ha preso in contropiede Laura Teani, si aspettava un tiro incrociato, invece la Motta è andata a colpire sul primo palo, lì dove la Teani non è riuscita ad arrivare. Cosenza 1, Padova 2, siamo in partita, 1 minuto, 6 secondi, alla fine di questo primo quarto va a gestire la sfera Ilaria Savioli per la numero 6, Elisa Perolo. Poi ancora la Savioli con la Citino che va in pressing. Siamo attaccate alle nostre avversarie. Proviamo a non farle respirare. La Savioli gioca in mezzo, lì dove prova la Barzon a farsi vedere ma commette fallo. Anzi, era la numero 9, Federica Rocco. Si riparte da Divina Nigro per Carolina Nicolai, anzi Blanca Gil. Il pallone morbido centrale, lì dove non riesce ad arrivare la Citino, si trattava in precedenza di Carolina Nicolai che ha provato in verticale a trovare Giusy Citino, niente da fare. Cosenza sembra quest'oggi avere un passo, un ritmo diverso rispetto alle precedenti partite. Attenzione però ora, perché le lasciamo sfondare la conclusione con la Nigro che fa il miracolo sulla Savioli. Abbiamo lasciato troppo spazio a Martina Savioli, libera di poter provare a concludere, lo ha fatto ancora una volta, si è immolata per la causa Divina Nigro che ha deviato il pallone, si resta sul 2-1 Padova, 15 secondi a disposizione, va a gestire questo pallone la Dario. Poi la Querolo, nuovamente la Dario, attenzione da lì, mancano 8 secondi per Padova per provare a concludere, la Dario ci pensa un po', poi va a concludere, pallone sul fondo e allora abbiamo l'ultima possibilità, 4 secondi alla fine, vediamo se riusciamo, no, finisce il tempo, niente da fare, finisce il primo quarto, Padova è davanti 2-1, ma che bella partita, 2-1 in favore della squadra veneta, le reti di Millo e Rocco ha risposto per il nostro sette rosa, Roberta Motta. Possiamo dire la nostra in questa partita, dobbiamo crederci, Andrea Posterivo lo sa ed ora proverà a dare i giusti consigli alla sua squadra, pochi secondi e sarà nuovamente partita con il secondo quarto di Città di Cosenza Tubisider, plebiscito Padova tra poco. Tutto pronto per l'inizio del secondo quarto, il primo si è concluso sul parziale di 2-1 in favore di Padova, le reti di Millo e Rocco per la squadra di Stefano Posterivo. Per Cosenza invece in rete Roberta Motta sull'asse Vitaliti Motta, siamo riusciti a trovare il gol che ha accorciato le distanze. Prima contesa vinta da Cosenza con Zoe Arancini, andiamo alla seconda contesa nuovamente con l'australiana. Dall'altra parte invece si appresta ad affrontare la Arancini con la calottina numero 5, Martina Savioli. Si parte, seconda contesa della partita, dobbiamo crederci, 2-1 Padova, ma ci siamo anche noi, lo stiamo dimostrando, l'Arancini è un fulmine e arriva anche su questo secondo pallone, seconda contesa vinta, la Zaffina va a gestire la sfera, abbiamo iniziato nuovamente con le stesse ragazze del primo quarto, abbiamo giocato un gran primo quarto, Zoe Arancini per Blanca Gilla,
Lo ribadiamo, è febbricitante la spagnola, però sta giocando una buona gara. Attenzione a Giusy Citino! E se Giusy avesse provato a concludere con una palomba, probabilmente la Teani, che era in uscita. Mentre ora seguiamo questa azione con la Motta, pallone per la Vitality. Attenzione perché abbiamo la possibilità di sfruttare l'uomo in più. Motta, la posizione 1. Chiede e riceve il pallone la Arancini, Zoe Arancini per Noemi Vitality! Noemi 2-2! Cosenza c'è? La firma della Vitality sul pareggio quando Noemi inizia a giocare e dura per tutti. L'anno scorso dalle sue mani è passata la promozione in Serie A1. È fondamentale per questa squadra, si è integrata alla grande l'anno scorso in un gruppo già collaudato, quello di Andrea Posterivo. Quest'anno è la seconda stagione per Noemi Vitality, non ha iniziato come l'anno scorso, però ora in questa partita Noemi può e deve fare la differenza. Attenzione qui, ci addormentiamo centralmente e allora la Barzon trova il varco per far ritornare Padova davanti, un pizzico davanti, 3-2 per le Venete. La firma di Laura Barzon dopo il pari di Noemi Vitality, è durato poco il pareggio, subito la Barzon ha messo in chiaro le cose con la conclusione che non ha lasciato scampo a Divina Nigro. 3-2 Padova, mancano però 7 minuti, 5 secondi alla fine di questo secondo quarto. Il direttore di gara dà ora uno sguardo al suo collaboratore, si riparte nuovamente da Giusy Citino, possesso palla per la Tubi Sider Cosenza. Sara Zaffina va a cercare un movimento delle compagne, nuota Sara per guadagnare metri, nuovamente la Zaffina si fa vedere in zona la Motta, fallo sulla Zaffina da parte della Barzon, ragiona Sara, centralmente per Zoe Arancini, attenzione al movimento della Gil che non riusciamo a servire, la Motta da lì Roberta può farmare, va a scarico per la Zaffina, Sara viene lasciata libera di provare, lo fa, niente, conclusione da dimenticare per Sara Zaffina. Da lì bisogna, oltre che avere coraggio, essere incisivi nell'inquadrare quantomeno la porta. Attenzione perché facciamo fatica ora a rientrare e allora con tre passaggi Padova riesce a trovare la quarta rete, la seconda personale per Laura Barzon. Cosenza 2, Padova 4, inizio di secondo quarto scintillante con Cosenza che trova il pari con la Vitality 2-2 e poi la Barzon che con un 1-2 terrificante riporta Padova davanti sul più 2 che fino ad ora è stato il massimo vantaggio che è riuscita a costruire la squadra di Stefano Posterivo. La Vitality ragiona centralmente, il pallone per Nacetino! Giusy si inventa un gol fantastico, quello del 3-4! Bravissima Citino a trovare un pallone che sembrava nuovamente destinato a ritornare nelle mani del Padova e invece la Citino dal cilindro è riuscita a togliere una conclusione fantastica che è andata ad insaccarsi alla sinistra della Teani. Giusy Citino ci dà la possibilità di accorciare a meno uno per Cosenza. Citino, Vitality e Motta, queste le reti. La Barzon per la Savioli va in pressing, la Motta che non la molla un secondo. Attenzione ora alla Dario che da posizione 1 va a scarico per la Barzon che è arretrata e conclude. Terza rete della Barzon, trova l'angolo giusto la rete numero 5, con Cosenza Padova, che ancora una volta Barzon arretra troppo consentendo di fatto alla Barzon di trovare Padova un varco centrale. 5, città di Cosenza, è andata a dare un'occhiata al varco lasciato libero e ha punito con la terza rete personale Laura Barzon. 5-3 Padova. Che secondo quarto, mancano ancora 5 minuti 32 secondi, ma che partita. 2-1 il parziale del primo quarto, 3-2 quello del secondo. Attenzione al fallo sulla Citino, lo vede il direttore di gara, Giusy Citino per Noemi Vitality. Noemi al momento è davvero il nostro ago della bilancia. Attenzione a Blanca Gil,
se gira Noemi, noi possiamo davvero provare il colpo quest'oggi. Allontaniamo il pallone, dando la possibilità così a Padova di ritornare in possesso della sfera. Lateani va profondo in zona Barzon, posizione 2 per la Barzon che nuota, avanza. Dobbiamo andare a murare, andiamo in pressing con Ladario che viene lasciata libera ora di poter concludere, ma non è dal lato buono. Proviamo a difendere con un'ottima fase difensiva da parte di Motta e D'Amico che ci consente di ritrovare la sfera. Divina Nigro, ragiona Divina, va a servire Roberta Motta. Una posizione inusuale quella per Roberta Motta, quella che vedete in questo istante. La D'Amico va in posizione 1 a ricevere. Pallone a scarico per la Vitaliti, in pressing su di lei di Martina Savioli. Giuse Arancini per Giuse Cetino. Attenzione a Giuse che può far male. C'è l'espulsione. Espulsione della numero 8, vale a dire Sara Dario. Possiamo sfruttare l'uomo in più! E lo facciamo con Noemi Vitaliti, seconda rete personale per Noemi. Meno 1, Padova 5, Cosenza 4. Abbiamo sfruttato al meglio la terza superiorità di questa sfida. Lo abbiamo fatto con Noemi Vitaliti che ha segnato la sua seconda rete personale. Zoe Arancini è andata a trovare in posizione 1 la Vitaliti che da lì non ha lasciato scampo a Laura Teani. Grande partita qui a Campagnano tra Cosenza e Padova. Giochiamo alla pari contro i vice campioni d'Italia. Federica Rocco. Pallone che arriva dalle parti nuovamente della Rocco, con Martina Gallo che va in pressing. Poi la Millo vuole un passaggio centrale per la Barzon, ma siamo bravissime a difendere e ad andare a giocare nuovamente un pallone con Divina Nigro per Agnese D'Amico. Nuota Agnese. Siamo anche un pizzico stanche perché così come Padova stiamo giocando ad un ritmo forsennato. La D'Amico, attenzione al movimento centrale da parte della Gallo che va a fare da centroboa. Zoe Arancini, la lasciano libera, va Zoe che prova un movimento, accenna un'incursione centrale, poi la D'Amico prova dalla distanza, niente da fare in due tempi, fa suo il pallone. Laura Teani viene chiamato un fallo e il time out. Espulsione Città di Cosenza, time out chiamato. Cosenza che giocherà con l'uomo in meno e quindi richiesto il time out da Stefano Posterivo con Padova che potrà quindi sfruttare la superiorità. Espulsa Martina Gallo se non andiamo errati, così è. Cosenza che ha due espulsioni contro, vale a dire Gallo e Zaffina. Per quanto riguarda Padova invece sono state quattro le espulsioni, quelle di Ilaria Savioli, Martina Gottardo, Elisa Querolo e con la calottina numero 8 anche Sara Dario. Mancano 3 minuti 22 secondi alla fine di questo secondo quarto. Una grande sfida quella che stiamo vivendo quest'oggi a Campagnano. Attenzione perché fanno girar palla le ragazze di Stefano Posterivo. La Barzon va a trovare dalla parte opposta la Millo, nuovamente la Barzon non perdona da lì. Laura Barzon, quarta rete personale per lei e la sesta invece per quanto riguarda Padova, che ritorna sul più 2, massimo vantaggio costruito fino ad ora dalla squadra veneta. Padova 6, Cosenza 4, dentro la Marani, fuori la Gil, cambia Andrea Posterivo. Vediamo come cambierà volto ora alla sua squadra Andrea Posterivo. Alessia Marani centroboa, posizione 1 per la Motta, 2 per la De Mari, 3 la D'Amico, 4 Zoe Arancini, 5 Martina
Martina Gallo. E poi la Marani che centroboa sta lottando, mentre ora c'è un erroraccio della D'Amico che regala il pallone alla Millo, si invola alla Millo, le bracciate ancora della Millo che prova a sfondare e prova ad andare dalle parti della Nigro con la rete del 7-4. Abbiamo peccato in fase di impostazione, la Millo ha rubato palla ed è riuscita a fare praticamente ad involarsi verso la porta della Nigro con conclusione vincente, quella del 7-4, seconda rete personale per Alessia Millo, fino ad ora miglior marcatrice Laura Barzon, 4 reti, 2 per la Millo e 1 per la Rocco. Per quanto riguarda invece la città di Cosenza, Tubi Sider, 2 reti per Noemi Vitaliti, miglior marcatrice per la squadra di Andrea Posterivo, 1 a testa per Cipino e Motta. È stato un secondo quarto, lo è ancora, mancano 2 minuti e 30 secondi, avvincente, giocato su ritmi altissimi, botta e risposta a livello di gol, attenzione alla Marani che lotta, c'è il fallo su di lei da parte della Querolo. Direttore di gara vedrà un fallo della città di Cosenza, si riparte nuovamente da possesso palla Padova. Attenzione ora al movimento da parte della Dario sull'asse Querolo Dario, quest'ultima trova il varco giusto per battere Divina Nigro ed ora è il massimo vantaggio più 4 di Padova in questa partita. Padova 8, Cosenza 4, 2-1, 6-3, questi parziali fino ad ora dei primi due quarti di questa partita. Non inganni però il più 4 di Padova, perché Cosenza ha giocato fino a qualche istante fa alla pari, poi è come se ci fossimo addormentate per qualche secondo, regalando quantomeno 3 reti facili che si potevano tranquillamente evitare ad una squadra che è vice campione d'Italia. Attenzione alla Vitaliti, pallone per l'Arancini, poi la D'Amico, Agnese D'Amico ci prova con il pallone che va a fare la barba all'incrocio dei pali, si resta sull'8-4, 1 minuto 44 secondi, la Teani va profonda lì dove viene servita la Barzon, su di lei il pressing della D'Amico. Attenzione perché lasciamo nuovamente sola una giocatrice del Padova, vale a dire la Querolo, che nuovamente va a servire la Dario, che segna in pochi secondi la sua seconda rete personale e quindi Padova è davanti 9-4. Possiamo definire l'ultimo minuto e mezzo giocato da Cosenza minuto e mezzo di pura follia, perché abbiamo regalato 3 reti difendendo in maniera non idonea, mettiamola così, ci siamo addormentate per farla breve e Padova ne ha approfittato. Se ti addormenti con queste squadre poi rischi di farti male ed è quello che sta succedendo ora dopo aver giocato più di metà del secondo quarto alla pari contro la squadra di Stefano Posterivo. Attenzione alla Zaffina, il pallone per la Cittino, lotta Giusi, c'è un fallo su di lei, lo vede il direttore di gara, l'Arancini dal nulla va a provare a trovare una conclusione con il pallone che si stampa sull'incrocio dei pali, subito la Teani, ma che ritmo che dà Padova alla sua azione d'attacco, il pallone alle parti della Querolo, il movimento centrale della Gottardo a scarico, si gioca per la lascia l'andà, poi il duello tra la Barzone e la Vitaliti, il fallo della Zaffina sulla Querolo, 1-2, lascia l'andà Querolo, da lì vediamo se ci prova la Querolo, finta e va al passaggio centrale per la Gottardo che commette fallo. Si riparte da possesso palla Cosenza e il time out richiesto da Andrea Posterivo. Credo che proviamo ad interpretare, difficile logicamente entrare nella testa dell'allenatore del Cosenza, però proviamo a cercare di capire quello che sta in questo momento pensando Andrea Posterivo. Il rammarico deve essere grande perché
per lunghi tratti fino ad ora abbiamo giocato alla pari contro Padova, poi ci siamo addormentati e gli ultimi tre minuti di questo secondo quarto sono stati tre minuti shock, perché Padova ha approfittato di ogni errore commesso dalla squadra di Posterivo in fase difensiva. Abbiamo peccato sia in posizionamento sia nel ripiegamento, perché abbiamo dato la possibilità all'ultimo uomo d'attacco di poter ricevere con estrema tranquillità, con lanci profondi, lanci a cambiar gioco, che in questo momento tagliano le gambe a queste ragazze sotto 9-4, meno 5 rispetto al plebiscito Padova. Ripetiamo, stiamo giocando contro le migliori, perché Padova ha perso uno scudetto l'anno scorso di un gol ad Imperia in gara 3, 5-4. Seguiamo però la sfida tra Cosenza e Padova qui a Campagnano. Zaffina per Vitaliti, nuovamente per la Zaffina. Fino ad ora Noemi Vitaliti sta facendo una grandissima partita. Dai Noemi, trascinaci tu. La Vitaliti per la Zaffina, nuovamente la Vitaliti. Mancano 10 secondi, Noemi va giù, c'è un fallo su di lei. 9 secondi a disposizione per provare a concludere. 1-2, vediamo se la Zaffina prova a restituire la palla alla compagna. Deve provare a concludere. La Vitaliti, la palomba, niente da fare. Sbaglia la mira, si riparte con possesso palla Padova. 13 secondi a disposizione delle Venete per provare a concludere. 9-4 il punteggio. 8 secondi, 5 secondi alla fine di questo secondo quarto, la Barzona va a concludere e la Nigro viene ingannata dal rimbalzo del pallone sull'acqua. 10-4 sulla sirena, arriva la quinta rete di Laura Barzon, miglior marcatrice di questa sfida. Ripetiamo, sono stati tre minuti, gli ultimi tre minuti di questo secondo quarto, tre minuti shock, perché davvero Cosenza ha dato la possibilità a Padova di sfruttare al meglio ogni minimo errore. Si va al cambio campo, finisce il secondo quarto, 10 Padova, 4 Cosenza, ma credeteci, è bugiardo questo punteggio. Pochi secondi e ci sarà l'inizio del terzo quarto, tra poco. Tutto pronto per l'inizio del terzo quarto, Padova è davanti 10-4. Potendo fermeremo il cronometro a 3 minuti alla fine del secondo quarto, perché fino a lì Cosenza ha giocato alla pari contro la squadra vice campione d'Italia. Da quel momento in poi 3 minuti shock, 3 minuti in cui Padova ha sfruttato ogni minimo errore. Terza contesa della partita, le prime due le abbiamo vinte noi. Alla terza vediamo nuovamente Cosenza con Blanca Gil a provare di conquistare il terzo pallone. Non, il direttore di gara non fa proseguire il gioco, lo ferma perché è tardato a scendere il cestello che tiene il pallone in mezzo proprio al campo, e si ricomincerà col primo possesso palla to be seeder Città di Cosenza. Blanca Gil per Noemi Vitaliti, la Barzon prova a non farla ragionare, attenzione, espulsione da parte della numero 3 Ilaria Savioli. Attenzione ora a questa azione, Blanca Gil si immola la Teani e fa una splendida parata a due mani. Da lì Blanca è andata quasi sicura, ancora una volta ci addormentiamo e ci prendono centralmente lì dove lasciamo una voragine tra noi e le avversarie. La Barzon ci grazia per nostra fortuna. Zio Arancini, siamo già dalla parte opposta, 7 minuti 17 secondi, 10-4 in favore di Padova. Attenzione a questo movimento da parte della Citino per la Vitaliti, provaci Noemi, non lo fa. Zio Arancini è distante dalla porta difesa alla Teani, la Arancini ci prova e andiamo sul 10-5 con Zoe Arancini, prima firma personale per l'australiana, che dalla distanza trova il varco giusto per battere la Teani. 10-5 Padova, accorciamo le distanze, meno 5, massimo vantaggio per la squadra di Stefano Posterivo, il più 6 in chiusura di secondo quarto. Vi ricordo i parziali dei primi due quarti, 1-2, 3-8 in favore di Padova.
la Savioli. Si gioca sull'asse Savioli, Dario Querolo. Nuovamente la Savioli, conclude, fuori. Anzi, la Dario, Sara Dario ha provato a concludere con una tira di incrociare, pallone che è terminato sul fondo. Roberta Motta, Sara Zaffina, andiamo a portare centralmente Giusy Citino, Blanca Gil. Il pallone per Blanca, prova a liberarsi Blanca, vuole un numero, vanno in tre in chiusura e qui ci poteva stare anche un fallo. Il direttore di gara però lascia proseguire con il pallone nelle mani di Federica Rocco. Sulla destra Lamillo addomestica la sfera, il pressing su di lei della Arancini, poi dalla parte opposta viene trovata la Dario che conclude, pallone che schizza sull'acqua, si impenna e va a sbattere sulla traversa di Vinanigro per Sara Zaffina. Chissà, riusciamo ad accorciare ancora le distanze. Il pallone che arriva dalla parte di Giusy Citino, Giusy non riesce a liberarsi, espulsione della numero 8 Sara Dario, seconda espulsione anche per lei. Al momento Ilaria Savioli e Sara Dario, due espulsioni, alla prossima diventerà definitiva. Roberta Motta, Zorancini, Blanca Gil, facciamola girare, Zorancini, ancora così ragazze, Noemi Vitaliti per Roberta Motta, attenzione a Roberta da lì, non se la sente, Noemi Vitaliti, provaci Noemi, pallone che viene deviato sul più bello dalla Querolo, Querolo. Pallone centrale per Elisa Querolo. Ancora lei ci prova. Pallone che termina fuori. 10 Padova, 5 Cosenza. Al momento un match segnato dagli ultimi 3 minuti del secondo quarto, altrimenti stiamo giocando una grande partita. Errore sull'asse Gil Arancini. Zoe non arriva sul pallone perché infastidita dalla Millo. Attenzione perché prova la Dario a sfondare centralmente. Ed è la rete dell'11 a 5, la firma di Sara Dario, terza rete personale per lei. Di nuovo più 6 Padova, fino ad ora massimo vantaggio costruito dalla squadra ospite. Cambio nel set di Posterivo, dentro la Marani, fuori la Citino. Al momento giochiamo con Motta, Nicolai, Marani, Zaffina, Arancini e Blanca Gil in porta di Vinanigro. Padova 11, Cosenza 5, Zaffina per Nicolai. Il movimento della Motta che va in posizione 1, pronta a ricevere il pallone. Carolina riesce a divincolarsi dalla sua marcatrice, il pallone per la Zaffina, riesce a trovare centralmente la Marani, lotta Alessia che prova a girarsi, ancora la Marani all'indietro per Sara Zaffina, prova la Marani a sfondare, non la fa passare assolutamente, incollata su di lei Federica Rocco. Zio Arancini, Sara Zaffina, non riusciamo ad avanzare, indietreggiamo perché ci pressano, portandoci di fatto a giocare a scarico e quindi perdiamo il pallone, lo allontaniamo dando la possibilità a Padova subito di ripartire. Padova è bravissima in questa circostanza, sull'asse Querolo Gottardo, a trovare la rete del 12 a 5. Va detta una cosa, nel momento in cui le nostre avversarie ripartono sono bravissime a trovare la posizione, a differenza nostra che nel tornare indietro non riusciamo a rimanere incollate alle nostre avversarie, ma sono brave soprattutto a giocare con una velocità assurda. Si conoscono a memoria, lo stanno dimostrando ogni qualvolta gli lasciamo anche pochi centimetri, lo sfruttano in una maniera disarmante. 12 Padova, 5 Cosenza. Stiamo provando a tenere testa, stiamo provando a giocare alla pari. Probabilmente non fosse stato per quegli ultimi 3 minuti del secondo quarto, staremmo qui a commentare un'altra partita, perché psicologicamente quei 3 minuti
stanno condizionando il resto della gara e sull'economia della partita pesa e come, pesano e come quei tre minuti. Nuovamente Padova, guardate come giocano veloci nei passaggi e come vanno immediatamente a cercare il movimento della compagna, già sanno dove sarà la compagna. Con una conclusione ora da parte di Martina Savioli, centrale, la parata di Divina Nigro. Dicevamo, giocano con una facilità impressionante, sanno già dove va a posizionarsi la compagna e subito riescono a servirla. Fallo in attacco da parte di Blanca Gil, si libera ma in maniera fallosa secondo il direttore di gara. 3 minuti, 30 secondi alla fine di questo terzo quarto. Padova ha fatto la voce grossa nel secondo quarto piazzando un parziale di 8-3. Espulsione. Ora in questo secondo quarto il punteggio dice parziale ovviamente 2-1 Padova. La Savioli da lì, vediamo cosa si inventa. Scarico per l'Acquerolo, poi Lamillo. Attenzione perché vanno a giocare un pallone alla parte della Dario. La sfera arriva alla Nenka che trova il varco giusto per battere Divina Nigro. 13 Padova, 5 Cosenza. Passivo anche troppo pesante, molto più pesante al momento ovviamente rispetto a quello che è stato il passivo contro la squadra campione d'Italia, vale a dire Imperia. Andiamo a riepilogare quelle che sono state le reti per Cosenza. Migliore marcatrice Noemi Vitaliti, 2 reti, una per parte Citino, Arancini e Motta. Parte opposta per Padova, tante reti, ad iniziare dalla Barzon, migliore realizzatrice della gara con 5 reti. A seguire 3 per la Dario, 2 per la Millo, 1 a testa per Gottardo, Rocco e Nenka. Padova 13, Cosenza 5, attacchiamo noi, lo facciamo con Giusy Citino, a scarico per l'Arancini, conclude Zoe! Deviazione dell'Ateani, che dimostra di essere un grandissimo portiere, del resto è nel giro della nazionale, ma nel giro della nazionale c'è anche la nostra Divina Nigro, che sta dimostrando, mentre commettiamo un altro errore, diciamo Divina Nigro che sta dimostrando una grande crescita, una grande potenzialità. Guardate lì, ancora una volta le lasciamo libere di poterci fare male e questa volta ci dà un aiutino alla traversa, pallone che si impenna e ritorna in acqua. Martina Savioli per Carlotta Nenka, la Gottardo vuole liberare l'Acquerolo ma c'è un fallo ravvisato dal direttore di gara. 2 minuti 25 secondi alla fine di questo terzo quarto. La Vitaliti centralmente per Giusy Citino, si gira Giusy, conclude ma niente da fare. In due tempi Laura Teani gli dice di no. Acquerolo per Ladario che conclude, pallone sulla traversa. Psicologicamente stiamo pagando quei 3 minuti. Attenzione all'Arancini, ci lasciano un varco. Zoe Arancini, 6 Cosenza, 13 Padova. Quantomeno rendiamolo meno pesante questo passivo. Difficile poter raddrizzare questa sfida, ma ripeto, quantomeno rendiamo il passivo meno pesante di quello che è sinora. Padova 13, Cosenza 6, seconda rete personale per Zoe Arancini. Se segnaliamo al momento 3 superiorità per Padova, sfruttate 2, 7 superiorità per Cosenza, sfruttate 1. Al momento i numeri danno ragione ovviamente alla squadra di Stefano Posterivo, del resto e davanti Padova, 13-6, noi siamo in calottina bianca, città di Cosenza Tubisider, attacchiamo da sinistra a destra in questo terzo quarto della nostra postazione, siamo noi il vostro cronometro, 1 minuto, 30 secondi alla fine di questo terzo quarto, va a giocare il pallone Ilaria Savioli per Carlotta Nenka, si libera della marcatura della Vitaliti,
La Dario ritrova poi il pallone, lo allontana perché stavano terminando i 30 secondi per andare a concludere. E allora possesso palla Città di Cosenza Tupisider di Vinanigro per Noemi Vitaliti. Ragiona Noemi, gioca in orizzontale per Alessia Marani. Attenzione, Alessia da lì può far male. Ancora Alessia, scarico per l'Adamico. L'Adamico deve avanzare, lo può fare, avanza Agnese che poi prova un passaggio un po' pericoloso per la Nicolai che rimane in possesso del pallone. Abbiamo 12 secondi, Agnese D'Amico, Alessia Marani, vediamo Alessia da lì, non riesce a concludere, perde l'attimo giusto, perde anche il pallone che viene recuperato da Laura Barzon, se ne va la Barzon che prova un assolo in mezzo a due, ancora la Barzon, provano a limitarla e riusciamo in questo frangente con la coppia Marani-Arancini a bloccare l'azione d'attacco della Barzon e chiamiamo un time out con Andrea Posterivo a 38 secondi dalla fine di questo terzo quarto. Padova davanti 13-6, Padova che ha sfruttato ogni minimo errore commesso da Cosenza in questa partita, soprattutto tra la fine del secondo quarto e l'inizio del terzo. Va detto che l'inizio del terzo ha visto Cosenza subito andare in gol, così come era successo anche all'inizio del secondo. A livello mentale abbiamo iniziato sempre bene, sempre col piglio giusto, col ritmo giusto, i vari tempi. Poi però, strada facendo, abbiamo lasciato a Padova quei centimetri che contro una grande squadra contano, e contano tanto. Del resto c'è un motivo se queste ragazze, quelle venete, sono arrivate a giocarsi la finale scudetto l'anno scorso contro Imperia. Forza ragazze, andiamo a sfruttare questa superiorità numerica, ci apriamo a ventaglio, arriviamo a sfruttare e a circondare, vedete, i nostri avversari che però ci attaccano subito. Questa testimonianza anche della potenzialità del plebiscito Padova che, convinta dei propri mezzi, va ad attaccare alto. Espulsione, attenzione della Gottardo, seconda espulsione per la Gottardo, la prossima diventerà definitiva. Noemi Vitaliti per Agnese D'Amico, di nuovo per Noemi, così va bene, provaci Noemi da lì che fai male, la Vitaliti! E la Teani si esalta con la mano destra, devia il pallone, ha provato la Vitaliti da lì a far male, niente da fare, la Teani è riuscita in due tempi a far suo il pallone. 10 secondi alla fine di questo terzo quarto e Stefano Posterivo chiama il timeout per consentire alle proprie ragazze di sfruttare al meglio questi 10 secondi, questi 9 secondi che restano alla fine del terzo quarto e proiettarsi subito, immediatamente, alla ripresa del gioco nei pressi della porta occupata da Divina Nigro. Oggi possiamo dire Cosenza ha giocato un'ottima gara, soprattutto con Zoe Arancini e Noemi Vitaliti. Zoe Arancini che è una dei nuovi acquisti, una dei tre nuovi acquisti di questa stagione. Oltre all'Arancini, Cosenza ha avuto la possibilità e ha fatto anche riuscita a fare un grande colpo, quello che si riferisce a Blanca Gil, e poi Agnese D'Amico, dicevamo, di Zoe Arancini, classe 1991, nata a Perth in Australia, laterale 1,70 per un peso di 70 kg per lei, campionati del mondo nel 2013, l'argento, mentre ora c'è una conclusione della Savioli. Finisce il terzo quarto, Padova è davanti 13-6 con miglior realizzatrice fino ad ora in questa gara Laura Barzon, che sta facendo davvero la differenza. Pochi secondi e ci sarà l'ultimo quarto della sfida tra Città di Cosenza Tupisider e Plebiscito Padova tra poco. Padova 13, Cosenza 6, è l'ultimo quarto della sfida tra la squadra calabrese e quella veneta. Noi in Calabria siamo l'unica squadra a poter giocare nel massimo campionato. Quarta ed ultima contesa, le prime tre
sono state appannaggio della squadra di Andrea Posterivo, ma il punteggio, quello che più conta, vede Padova davanti, 13-6. È iniziato in questo momento l'ultimo quarto, a giocare il primo pallone e Padova prova la Gil ad inserirsi in traiettoria, lì dove il passaggio della Rocco arriva dalle parti della Savioli, va ad addomesticare la sfera sul pressing della Vitality. Da seguire quest'ultimo quarto perché proviamo quantomeno a limitare i danni. Padova è venuta fuori con irruenza, con prepotenza, soprattutto nella fine del secondo quarto e nel terzo. Attenzione, ora la Blanca Gil che ruba il pallone, prova ad involarsi, ma su di lei arriva come un falco Martina Savioli. Poi l'Acetino prova a liberarsi, il fallo sull'Acetino da parte della Querolo. Poi l'Acetino prova a concludere, nuovamente la Teani che le dice di no. Parte opposta, posizione 1, a gestire il pallone c'è la Dario, su di lei il pressing di Roberta Motta, la Dario scarico per la Millo, proviamo ad attaccarle, a rubare il pallone, andiamo anche noi ad attaccarle alte, provando a portarle il più possibile fuori dalla zona tiro, la Vitality è brava a recuperare il pallone, Noemi. Per Zoe Arancini. Centralmente c'è l'Acetino che prova a liberarsi alla marcatura per ricevere il pallone. La Arancini all'indietro per la Vitality. Noemi da lì, gli lasciano spazio. Va a giocare un pallone per la Motta. La Motta centralmente per l'Acetino. Espulsione, attenzione, della numero 7 Millo. Zoe Arancini per Noemi Vitality. Poi Roberta Motta, da lì Roberta può far male, non se la sente. Zoe Arancini, Roberta Motta, vuole Blanca il pallone, Roberta conclude! Deviazione della Dario e il pallone che bacia la traversa e termina sul fondo. Si riparte nuovamente da possesso palla Padova, asse Teani Millo, pallone che arriva al Savioli che conclude sul palo esterno, quello che termina poi sul fondo, si resta sempre sul 13-6 in favore di Padova. Nigro per Motta. Padova ha 4 giocatrici con 2 espulsioni, ciò significa che alla terza dovranno lasciare definitivamente il campo l'acqua. L'Acetino si gira, conclude ancora una volta Latteani a dire di no. Migliore in vasca, 2 per parte al momento, Arancini Vitality nella città di Cosenza Tubisider, Barzon Teani, è la Barzon che ora va a segnare la sesta rete, Barzon Teani dicevamo, rete migliori nella Padova. Padova, 14-6, prima rete di questo ultimo quarto, a 5 minuti e 24 secondi dalla fine della sfida. Padova 14, Cosenza 6, cambio. Oggi è stata una giornata molto difficile per Agnese D'Amico. Giornata dura per Agnese, dura per chi ha dovuto soprattutto avere a che fare non solo con la Barzon ma anche con la Dario, la stessa Millo, che ad un certo punto della gara sono venute fuori, hanno mostrato tutte le loro qualità. E da quel momento in poi è stata dura per noi rimetterci in carreggiata. Blanca Gil fa lomba morbida, la Teani le dice di no e allora si riparte sull'asse Teani-Millo. Lasciamo la marcatura con la D'Amico, la fa ragionare e allora la Millo trova tranquillamente la Salvioli con la conclusione vincente da parte di Federica Rocco. Per intenderci, dal lancio della Teani alla Millo noi abbiamo evitato il pressing, abbiamo lasciato ragionare la Millo che è andata al cambio campo per la Savioli. La Savioli ha concluso sulla respinta, siamo arrivati poi a lasciare campo libero alla Rocco, che è arrivata prima delle nostre due giocatrici
e l'ha messa dentro. 15 Padova, 6 Cosenza. È un duro colpo, è la quinta sconfitta consecutiva. Certo, punti non ne potevamo fare quest'oggi o 7 giorni fa contro Imperia, però contro Imperia abbiamo 11-3, è pesante come risultato, però in qualche modo sembravamo in partita fino alla fine. Qui è come se ad un certo punto avessimo mollato. Ed ora Padova sulle ali dell'entusiasmo, forte delle sue 15 reti, va a colpire il palo e a riprendere nuovamente il pallone. Ora tutte le paure, tutte le perplessità, mentre va a segnare Ladario la sua quarta rete personale, che è quella del 16-6. Dicevamo, tutte le paure, scrollarsele di dosso in una partita come questa non è facile, soprattutto se poi il tuo avversario sfrutta ogni minimo errore che commetti. E allora lì, a livello psicologico, soprattutto anche per la giovane età che hanno le nostre ragazze, è dura, al di là che il pallone pesa, si hanno poche idee, si inizia a giocare facile pensando che quel facile possa in qualche modo rimetterti in gioco, invece servono quelle conclusioni da lontano vincenti, quelle conclusioni fatte di coraggio, come questa della D'Amico, che ha trovato il coraggio ed è andata a concludere trovando la sua prima rete personale, Agnese D'Amico, ed è la rete del 7-16, 16 Padova, 7 Cosenza. Dicevamo, in questi momenti bisogna a volte trovare il coraggio di andare a concludere anche da chi meno te lo aspetti, da chi meno è idoneo a provare a concludere dalla distanza. Cosenza deve capire che sarà un campionato duro, difficile, dove ci andremo a giocare la salvezza con altre due squadre. Al momento la classifica dice che le altre due sono Firenze e SIS Roma, però ce la siamo giocata alla pari contro il Rapallo, abbiamo perso solo 14-13, alla pari contro Prato, e questo deve pur significare qualcosa. Ecco perché le nostre ragazze non devono demoralizzarsi dopo questa partita, non devono demoralizzarsi dopo la sconfitta 11-3 di 7 giorni fa contro Imperia, non devono scoraggiarsi e demoralizzarsi dopo 5 sconfitte consecutive in queste prime 5 giornate di campionato, perché se sei forte vieni fuori prima o poi, e la tua forza deve venire fuori prima o poi. La forza di questa squadra in Serie 2 è stato il gruppo, ma è stato anche quello, il coraggio in determinati momenti di provare a concludere, di combattere contro le nostre avversarie testa a testa, senza mai indietreggiare. Mentre ora segnaliamo la 17esima rete dalla numero 8, Sara Dario, quinta rete personale per lei. Più 10 Padova, massimo vantaggio costruito dalle venete in questa gara. 2 minuti e 56 secondi, che per Cosenza sembrano un'eternità, perché le ragazze di Posterivo secondo noi non vedono l'ora davvero che arrivi il fischio finale. Agnese D'Amico per Zoe Arancini, il pressing su Zoe, che riesce a mantenere possesso palla. Nuovamente la D'Amico, nuovamente la Zoe Arancini, che prova a concludere. Pallone che termina sul fondo. 17 Padova, 7 Cosenza. Padova che in classifica va a 15 punti. Seconda miglior difesa alle spalle di Imperia. Ritornano le due in vetta con Cosenza e Firenze, che restano invece sempre a 0 punti. Proviamo centralmente a farci vedere con Zoe Arancini. Roberta Motta chiede il pallone alla Vitaliti, con Lamillo che
va su di lei e poi si sgancia per andare a raddoppiare la marcatura sull'Arancino e rubare il pallone e a consegnarlo alla Teani. Un minuto, 46 secondi alla fine di questa sfida. Un 12 secondi ora a disposizione del plebiscito Padova per andare a concludere. Priscilla Vidonis per la conclusione da parte della Dario, con Divina Nigro brava a neutralizzare la palumba e a far ricominciare le sue compagne, con la Motta che avanza, aspetta un movimento delle compagne, va a servire Giusy Citino in una posizione per lei poco congeniale. Giusy va al passaggio verticale per la Arancini, fallo su di lei, espulsione della Millo, la Alessia Millo che è a due espulsioni. E Andrea Posterivo chiama il time out ad 1 minuto e 7 secondi dalla fine della gara, con Padova davanti 17 a 7 sulle nostre ragazze, sul nostro 7 rosa. Cosenza calottina bianca, Padova calottina blu, diciamo Cosenza che nella prossima giornata, la sesta giornata del campionato di Serie 1 femminile, affronterà in trasferta al comunale di Bogliasco, la Rarinantes Bogliasco. Bogliasco che in queste prime giornate ha vinto alla prima contro Roma, contro la SIS fuori casa 10-9, poi ha battuto Firenze 8-3, è stata sconfitta Catania dall'Orizzonte 10-6 e ha battuto in casa il Prato 9-3, quindi Bogliasco che contro le piccole fino ad ora non ha mai sbagliato, o contro le squadre di media bassa classifica. E quindi ci aspetta un altro compito arduo, difficile, ultimo in trasferta, ma siamo sicuri che le nostre ragazze cercheranno quantomeno di dare il massimo per cercare di portare a casa i primi punti di questa stagione. L'Adamico prova ad imbeccare la Motta, niente da fare, ultimo minuto di questa gara, 47 secondi a disposizione. Cosenza che da calendario le ultime giornate saranno determinanti per la salvezza, perché giocheremo le ultime due, saranno per noi scontro salvezza contro Roma e Firenze. Attenzione a questa azione del Padova che prova a liberare la Rocco che commette fallo. 22 secondi alla fine della gara, al posto di Divina Nigro è entrato il secondo portiere, Angela Manna. Zoe Arancini, ragiona Zoe, pallone per Roberta Motta che lotta con la Ninca. Roberta da lì, 7 secondi, provaci Roberta, 5 secondi, direttore di gara vuole il pallone, è fermato il gioco, deve ora, ha segnalato due espulsioni, espulsione uno della numero 6 del Padova, Elisa Querolo, e uno della numero 6 Blanca Gil per quanto riguarda Cosenza. 3 secondi, prova a concludere Noemi, viene murata e finisce qui. Padova batte Cosenza 17 a 7, sconfitta quinta consecutiva per la squadra di Andrea Posterivo, parte opposta visto che era un derby in famiglia. Il cugino Stefano Posterivo conquista la sua quinta vittoria consecutiva e quindi per Padova significa testa della classifica, per Cosenza invece ultimo posto. Era una sfida a testa coda, era una sfida che è stata giocata alla pari nei primi due quarti, negli ultimi minuti del secondo quarto Cosenza ha pagato a caro prezzo alcune ingenuità, Padova ha sfruttato la meglio tutti gli errori commessi dalla squadra di Andrea Posterivo. Questi sono i risultati della quinta giornata
del campionato di Serie 1 femminile. Spicca proprio la vittoria in trasferta di Padova contro Cosenza 17-7. Questa invece la classifica, punteggio pieno per Padova ed Imperia, con Cosenza invece in ultima posizione. Cosenza che, vi ricordo, lo vedete proprio in grafica, affronterà al comunale di Boiasco i padroni di casa per la sesta giornata, sabato 8 novembre alle ore 15, e poi tra due settimane ritorneremo qui in Acqua Amica per giocare proprio a Campagnano un'altra sfida casalinga, e chissà che non arrivi anche la prima vittoria casalinga di questa stagione. Per il momento è tutto da Piero Bria, ci ritroviamo tra pochi secondi con i protagonisti del match tra Città di Cosenza, Tubisider e Plebiscito Padova. Vi ricordo il punteggio finale: 17 Padova, 7 Cosenza. Per il momento è tutto, linea che va allo studio. Con Andrea Posterivo commentiamo questa partita. Paghiamo lo scotto del noviziato, non dovevamo fare sicuramente punti contro queste squadre, però mi spieghi cosa è successo a 3 minuti alla fine del secondo quarto, perché è lì che è cambiata la partita. Fino a quel momento ce la siamo giocate alla pari. Abbiamo cominciato a forzare in attacco, a non fare delle scelte giuste e ottimali sul finale delle azioni. Abbiamo aperto con loro contropiedi, quello che non dovevamo fare l'abbiamo fatto. Cosenza che si ritrova in fondo alla classifica, ripetiamo, non sono queste partite, non bisogna cercare punti in queste partite, però a livello psicologico la squadra come sta, Andrea? Ma a livello psicologico questa settimana stavano bene le ragazze, perché c'era stata una buona prestazione contro l'Imperia. Nel nostro campionato sappiamo, lo sapevamo già all'inizio, che sarebbe stato difficile. Sapevamo che ci sarebbero state anche partite in cui il divario poteva essere importante. Questa è stata la prima dove c'è stato un divario così ampio. Anche con l'Imperia avevamo gestito meglio la loro fase offensiva. Oggi siamo andati a segno di più, probabilmente in alcuni momenti dovevamo sfruttarla meglio. Dovevamo avere un pochino più di tranquillità, ripeto, nella gestione della fase d'attacco. Se noi gestiamo meglio la fase d'attacco non gli concediamo tutti quei contropiedi. Loro sono una ottima squadra, quindi non gli puoi concedere niente, perché poi giustamente tutte le situazioni da rete che si sono create le hanno sfruttate, anche, anzi forse qualcosa l'hanno lasciata anche, soprattutto il terzo e il quarto tempo l'hanno lasciata per strada. Noi dobbiamo fare meglio come mentalità. Dobbiamo fare meglio come gestione. Ci sono state un paio di situazioni che non mi sono piaciute, proprio sulla gestione della fase d'attacco. Poi per il resto bisogna stare con il morale alto, il campionato è lungo, abbiamo sabato una partita importante a Bogliasco in un campo sicuramente molto difficile, poi avremo Messina in casa nel turno infrasettimanale, avremo la SIS in anticipo televisivo fra due sabati, e poi avremo una piccola pausa e lo scontro in casa contro Firenze. Dopodiché saremo alla fine del girone d'andata e potremo cominciare a fare le prime valutazioni. Le ragazze stanno lavorando, queste 2 settimane abbiamo lavorato tanto, proprio perché giocavamo contro le prime 2 in classifica con risultati abbastanza chiusi. Questo non vuole essere assolutamente un alibi, pretendo alla squadra un atteggiamento più concentrato in alcune situazioni. L'approccio era stato fondamentalmente buono, avevamo provato a metterle in difficoltà, poi ripeto, l'avversario che abbiamo di fronte è un avversario sicuramente di categoria superiore, e quindi poi il risultato viene da sé. Possiamo dire che il nostro campionato inizia, se vogliamo, da oggi, proprio perché adesso cominceranno anche ad esserci gli scontri diretti? Per me no, il campionato è cominciato il 4 ottobre, perché noi stiamo lavorando per crescere. Se i risultati vengono, fossero venuti in queste prime 5 giornate, saremmo stati sicuramente con un morale un pochino differente, ci avrebbe aiutato ancora di più nel lavoro, però questa è una squadra che deve crescere. Ha lavorato dal 25 agosto insieme da metà settembre, quindi è chiaro che qualcosina l'avremmo pagata, l'abbiamo pagata alla prima giornata. Il campionato è cominciato molto tempo prima. Dobbiamo continuare a lavorare, bisogna stare molto, ma molto sereni.
Vogliamo lasciarti con il sorriso. Oggi affrontavi tuo cugino Stefano, che effetto ha fatto? Abbiamo visto che vi siete abbracciati prima dell'inizio della partita. Sicuramente è stata una bella emozione nel pre-partita, ci eravamo già incrociati con le giovanili un paio di volte. È chiaro che su un palcoscenico importante come la 1, quando ho iniziato onestamente non pensavo. Mi ha fatto sicuramente piacere, poi già dall'urlo ho pensato ad altro, sicuramente non mi sono andato a preoccupare che ci potesse essere mio cugino dall'altro lato, penso tanto meno lui. Adesso sarà una lunga settimana di sfotto fra i due, quindi va bene. Padova Imperia secondo te per lo scudetto quest'anno? Padova Imperia. Noi l'anno scorso nelle tre partite, anche per motivi affettivi, abbiamo tenuto per Padova. Adesso devo dire la verità che, avendo affrontato una di seguito all'altro, ho visto un Padova secondo me più determinato in questa fase. È chiaro che poi gli scontri diretti faranno sicuramente la differenza, ma Padova mi è sembrato un po' più quadrato in questa fase. Poi teniamo presente che ancora non hanno il centro boa che arriverà a Bosello, che arriverà fra dicembre e gennaio, quindi poi da quel momento in poi saranno ancora più competitivi. Secondo me ci sarà da divertirsi. Ringraziamo Andrea Posterivo, pochi secondi e avremo Stefano Posterivo tra poco. Stefano Posterivo, allenatore del plebiscito Padova, 17-7, c'è questo divario tra Padova e Cosenza? Ma probabilmente in questo momento sì, nel senso che questo è un divario, se è successo in questa piscina all'aperto, una trasferta non semplicissima per noi, visto che siamo svegli alle 5 di mattina. Può essere che ci sia, come può essere di nuovo, quello dipende dalle singole partite. Ora come ora probabilmente il divario c'è da tanti punti di vista, di ritmo, di intensità di gioco eccetera, ma credo che questo fosse abbastanza scontato. Ma ciò non toglie che secondo me Cosenza mi ha fatto una buona impressione, e vedendo anche le altre squadre che abbiamo incontrato, che poi saranno quelle probabilmente che si giocheranno la salvezza con Cosenza, penso che sia messo bene e c'è da essere fiduciosi. Continua la sfida a distanza tra voi ed Imperia, l'ennesimo messaggio che avete mandato ad Imperia dopo la finale persa l'anno scorso. Sì, duello a distanza, credo che quest'anno sia un campionato comunque dove bisogna stare attenti a tante partite, non c'è nulla di scontato, non siamo probabilmente le squadre ammazza campionato come potevano essere anni fa, Orizzonte, Fiorentina, siamo due buone squadre, speriamo le migliori, ma a queste aggiungere il Messina come organico sicuramente. È comunque un campionato dove ci sono tante squadre che possono mettere in difficoltà. Poi mi piace pensare che abbiamo qualcosina in più rispetto alle altre, e poi sarà sempre da tutto a dimostrare quando si va in vasca. Parliamo ora invece dell'abbraccio prima della partita con tuo cugino Andrea. Che effetto ha fatto rincontrarvi e farlo proprio a bordo piscina in Serie 1? Rincontrarci, questa è la prima volta in assoluto che ci incontriamo, perché non ci siamo mai incrociati come carriera. Io sono andato via da Cosenza 16 anni fa, e quindi non ci siamo mai incrociati. A livello giovanile sì? No, neanche. Ah, lui aveva detto di sì, quindi per questo. No, nel senso, ma io non da allenatore di squadra giovanile, poi ci siamo incrociati alle finali di Rapallo. Che effetto mi ha fatto? È cresciuto, hanno fatto sicuramente un buonissimo lavoro, e devo dire che sia a livello giovanile, ma ancora di più qui secondo me in questo momento, perché a livello giovanile a volte può essere anche frutto del caso, di generazioni dove trovi un gruppo che va avanti e vince, poi invece questo, la promozione in A1, una promozione storica, quello che comunque si stanno facendo vedere anche in questo inizio stagione, credo che debba essere per loro fonte di orgoglio. Ringraziamo il tecnico del plebiscito Padova, Stefano Posterivo. Grazie a voi.
Grazie anche da Piero Bria, vi ricordo il risultato finale qui da Campagnano, plebiscito Padova batte Cosenza 17-7, è tutto, linea che può ritornare allo studio.